La mostra fotografica Io sono di Luisa Menazzi Moretti arriva per la prima volta a Napoli e sarà aperta al pubblico fino al 23 novembre al PAN, Palazzo delle Arti di Napoli. La mostra, promossa dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, è stata prodotta da Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata. In esposizione 20 ritratti fotografici di grandi dimensioni di rifugiati e richiedenti asilo, sbarcati in Italia, affiancati da testi che ne raccontano le drammatiche storie personali, raccolte dalla stessa artista, che per mesi li ha incontrati e ascoltati nei centri italiani dove oggi risiedono. Davanti all'obiettivo della fotografa, ciascun protagonista ha con sé un oggetto particolarmente evocativo, che ha scelto quale segno per rappresentare la sua vicenda unica e individuale. Volevo approfondire questa tematica perché proprio per me stessa, e quindi volevo lasciar perdere la generalizzazione, entrare nelle singole storie per capire da dove vengono queste persone, il percorso che hanno fatto, le difficoltà e le tragedie che hanno vissuto, perché hanno deciso di venire in Italia o perché si sono ritrovati in Italia. E quindi ho deciso appunto di cercare qualcuno che potesse introdurmi a delle persone che fossero ospiti, rifugiati e richiedenti asilo, e sono andata in Basilicata dove ho trovato le condizioni giuste, persone che lavorano molto bene nella seconda accoglienza, appunto Città per la Pace dei Bambini Basilicata, il Sicomoro Arci Basilicata, che poi hanno prodotto, vedendo il mio lavoro, hanno deciso di produrlo. Queste persone hanno deciso tutte in modo volontario di venire a parlare con me, di farsi fotografare. Erano molto contente di questo perché finalmente forse avevano la possibilità di raccontare la loro storia, e quindi è nata una amicizia che dura ancora, perché poi sono venute alle varie mostre. Qui a Napoli è un po' difficile perché è lontano, tutte o lavorano o studiano o sono impegnate nel volontariato, e quindi non hanno la possibilità sempre di potersi muovere.